Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Altro video dedicato a Star Wars. Ne farò diversi da qui all'uscita del nuovo film, proprio per onorare, come sta facendo Google, l'uscita del nuovo film. Anzi, vi invito a scrivere su Google A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Vedete cosa vi viene fuori. Poi ve lo scrivo comunque qui sotto. E una bella sorpresa. Allora, come avrete intuito dal titolo, parlerò di un fatto che tiene banco da quando Lucas ha messo mano digitalmente alla scena tra Greedo e Han Solo sul fatto dello sparo, no? Io sono andato a riprendere l'edizione del 1977, perché comunque non l'ho visto da bambino e non me lo ricordavo bene. Io chiedo però a tutti quelli che continuano a dire che hanno sparato per primo, perché poi Lucas, rimaneggiando, ha fatto proprio vedere fisicamente che Greedo spara per primo e poi Han spara per secondo. Poi una scena è fatta proprio di merda, perché si vede Greedo che spara perché non riesce a prenderlo da mezzo metro sparando al muro, e ok, dopo ha risistemato la cosa mettendo che sparavano in contemporanea, sempre per rimanere nel politically correct. Ma io chiedo, ma quelli che continuano ad andare in giro a dire che Han ha sparato per primo nell'edizione del 1977, l'hanno vista? Se la ricordano bene? Io sono andato a riprenderla. Guardate. For my dead body. Uchle Numa. Cespo Cututa Krista Krenko. Ja, Oscar. Yes, I bet you have. Ora, non vorrei dire, ma anche l'alieno che c'è dietro che ha visto la scena non ha capito che cazzo è successo. Quindi nella scena non esiste Han spara per prima, Greedo spara per primo, Greedo spara per primo. Non si capisce, non si sa. Non si sa, e secondo me Lucas fece bene all'epoca a fare quella scena e non far capire cosa Han ha fatto esattamente. Perché poi va a delinearti un personaggio nel momento in cui verso la fine prende i crediti, se ne sta per andare e li lascia praticamente lì nella merda a combattersi la loro lotta contro la morte nera. Lì ti delinea il personaggio in chiusura e dici, ah ok, allora è proprio figlio di puttana, perché l'ho visto che sembrava avesse sparato direttamente, che poi non esiste sparare per primo, se spari per primo spari basta, cioè non è spara per primo, cosa vuol dire? Cioè quello resuscita dopo da morte spara dopo. E quindi non ti delinea proprio il personaggio in chiusura e dici, ah no, ok, allora gli ha sparato per prima, l'ha proprio freddato perché è proprio un figlio di puttana. Poi però invece c'è il plot twist finale dove lui torna ad aiutarli e mette enfasi sta cosa sul personaggio, perché dici, cavolo, allora non era così stronzo. Se invece tu vedi la scena come l'ha poi rimaneggiata Lucas, dove si fa vedere che lui comunque prima di sparare aspetta lo sparo del nemico, del cacciatore di taglie, e quindi agisce per il male solo in reazione, quando alla fine vedi lui che prende i crediti, se ne sta per andare, già li pensi, no, ma non può essere così cretino, così figlio di puttana, dai, tornerà. Invece facendo così Lucas, come l'aveva messa nel 77, non ti dava questo input alla fine. Anzi, ti dava l'input opposto, che dicevi, vabbè, allora è proprio stronzo. Perché e poi nell'Impero colpisce ancora che ti delinea il personaggio come personaggio positivo, buono. Mentre in Una Nuova Speranza non te lo delinea così, te lo delinea solo come contrabbandiera che si fa cavoli suoi. Quindi ci sta che in quella scena dove lui e Greedo si sparano, mettiamola così, non ti faccia capire chi ha sparato chi. Chiaro che poi si capisce che è Han che l'ha colpito e l'altro è morto, però è come un duello alla messicana in quel momento, non si capisce che cosa è successo. Quindi è inutile continuare ad andare in giro a dire che Han ha sparato per prima, non si sa, punto, fine. Che poi Lucas, rimaneggiando la cosa, l'abbia delineata, cioè abbia fatto vedere effettivamente chi ha sparato per primo, poi che l'abbia fatto di merda, va bene, non vuol dire che nel 77 fosse delineata. Non lo era, e non lo era secondo me proprio apposta, per non farti capire il personaggio di Han Solo, di lasciartelo enigmatico fino al momento in cui lui prende i soldi e se ne va, dove tu lo calcoli figlio di puttana e poi invece vai a redimerlo quando lo vedi tornare. Quindi basta con sta storia del Han ha sparato per primo, non si sa, fine.
quindi non c'è, non si vede nell'edizione originale. Quindi dire Anna ha sparato per primo è falso, è una cosa che uno può percepire. Io posso dire, in quella scena, poi ve la faccio rivedere. Io qui posso dire che Grido che ha sparato per primo e si è autoinflitto, si è anche sparato addosso, cioè non si vede niente. Quindi inutile. E quindi ho sovvertito questa cosa, io che poi bastava riguardarsi la scena del 77, che buttatele pure via le magliette, perché non è così, cioè è così nella nostra testa. Perché noi lo vogliamo Canaglia, a noi piace Canaglia, come è piaciuto poi alla principessa Lera. A noi piace ricordarcelo Canaglia, come era nel primo film, perché nel primo film era, fino alla fine, fino a quando non torna indietro, è descritto come una canaglia. E a noi piace così, noi vogliamo Han Solo così. Run Imperial starships, not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Corellian ships. Però non è così, nel senso che non è detto. E la scena è lì, cioè non c'è da dire ma sì, forse no, è lì. Non si vede chi spara chi, fine. Qui vabbè, anche qui adesso mi tirerò le ire dietro dei fan di Star Wars, ma non me ne frega un cavolo, anch'io sono fan di Star Wars e mi piace dibattere su queste cose. Quindi vi saluto qua, vi ringrazio come sempre per aver seguito i miei video e alla prossima, ciao!